Buongiorno e buona mattinata da Speciale News Web 24, notte, anzi sera di terrore ieri a partire dalle 20:19 per una forte scossa di terremoto del quinto grado della scala Richter che ha colpito il Molise. L'epicentro è stato a Monte Cirpone in provincia di Campobasso, ma la scossa è stata avvertita in tutto il centro-sud Italia. Dall'Abruzzo alla Campania, Puglia, Basilicata, ci sono stati momenti davvero di forte paura nelle zone colpite, ma fortunatamente non ci sono stati danni alle persone. Qualche crepa si è registrata in alcune città, ma per fortuna nulla di particolarmente drammatico. Secondo le notizie che arrivano dai vigili del fuoco, non sono pervenute richieste di soccorsi né segnalazioni di crolli. Le squadre uscite in ricognizione hanno riscontrato solo la caduta di alcuni cornicioni. Lievi danni alle case nel paese di Palata, a Campobasso, dove secondo una prima ricognizione ci sono crepe nei muri e danni interni alle abitazioni. Tanta paura anche a Campomarino, alcune persone si sono sentite male. La scossa è stata avvertita anche in Campania e, come dicevamo, anche in Puglia, ma per fortuna anche qui, secondo le notizie arrivate dalla prefettura di Foggia, non ci sono stati danni. La scossa è stata avvertita indistintamente anche nelle località turistiche di Peschici e Vieste. Ci ha seguito ieri nel corso della nostra edizione straordinaria di ieri sulla nostra pagina Facebook. Avrà visto che abbiamo anche raccolto la dichiarazione di una amica che si trovava in vacanza con il marito e con i figli. Lucia Luca Po è stata la testimonianza drammatica di di quei minuti, davvero che sembravano, come ha detto giustamente Lucia, non finire mai. Andiamola a riassentire questa dichiarazione e questa intervista che Lucia Luca Po ha concesso al nostro telegiornale. L'abbiamo rintracciata noi stessi. Sentiamo. Stiamo eventualmente chiamando, si chiama Giuseppe, quindi tra pochissimo dovremmo averlo in collegamento. Pronto? Giuseppe? Lucia, ciao, sono Mimmo Sierra. Buonasera Mimmo, a te, Lucia, come stai? Ci vuoi dare la tua testimonianza di quello che è successo un'ora fa? ciao, buonasera. Sì, Mimmo, ora siamo un po' calmi perché è stato tanto brutto. Siamo veramente spaventati. Immagino, è arrivata all'improvviso, Lucia. Sì, all'improvviso, è stato momenti di attimi, proprio di veramente tanta paura. Mamma mia, spero che tu e Giuseppe stiate bene, voglio sperare. Sì, ora sì, perché avevamo i bambini, è stato veramente brutto. C'è proprio un attimo di vuoto sotto i piedi. Ma immagino, Perché Lucia. ci trovavamo al terzo piano. Quindi eravate in pratica nella vostra casa estiva, Lucia, vero? Bravissimo, sì, il lampadario si muoveva tutto. Immagino. Sì. Mi pare che voi siete scesi in strada insieme agli altri condomini, Lucia? Sì, siamo tutti scesi giù, tutti che correvano tra le scale, ascensore, non si capiva niente, tutti fuori dagli ascensori. È stato veramente un panico totale, però l'importante è che è stato solamente roba di diciamo secondi, che sembravano minuti, invece Certo, no, tutto è tutto passato. l'importante è che adesso bisogna cercare almeno di recuperare un po' di normalità, se di normalità a questo punto si potrebbe a questo punto parlare, Lucia. Bravo, bravissimo. Va bene, Lucia, grazie di questa testimonianza. Un bel sentiamo presto. Ciao Mimmo, Ciao Lucia, ciao ciao. grazie. Per ora chiudiamo qui l'ampia pagina dedicata al terremoto in Molise, ci ritorneremo nel corso della giornata. Passiamo adesso alla vicenda del crollo del Ponte Morandi a Genova. Si continuerà a scavare fino a quando non avranno trovato l'ultimo disperso, così hanno detto i vigili del fuoco, ma da ieri non sono stati individuati né recuperati altri corpi. Il bilancio al momento è fermo a 38 morti,
15 feriti, di cui 9 ancora in gravi condizioni. È stata anche aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Il Ministero delle Infrastrutture intanto ha avviato un'istruttoria su Autostrade per l'Italia a seguito dei fatti di Genova e chiedendo alla stessa di far pervenire entro 2 settimane una dettagliata relazione nella quale venga fornita una chiara evidenza di tutti gli adempimenti per assicurare la funzionalità e prevenire ogni evento accidentale. Tra l'altro, c'è anche da dire che di fronte ad una tragedia del genere, ha detto il procuratore capo del capoluogo Ligure Cozzi, non voglio sentir parlare di limiti di spesa. Ha detto e lo ha ribadito anche nelle scorse ore, non c'è stata fatalità, c'è stato un vero e proprio errore umano. Intanto il vice premier e ministro del lavoro Di Maio, in un'intervista rilasciata ad una emittente nazionale, ha messo in evidenza che oggi agli il progetto della Gronda è bandito e partirà. Sarà oggetto di valutazione dei costi benefici, ma non c'entra niente con il ponte. Non ho intenzione di parlare del tema della Gronda. Tutto quello che pensavamo come Movimento 5 Stelle resta ovviamente lì. Ricordiamo che poi c'è stata anche la vicinanza di Papa Francesco alle vittime. Domani giornata di lutto nazionale con la cerimonia dei funerali di Stato che avrà luogo presso l'Ente Pira di Genova, a cui sarà presente il capo dello Stato Mattarella. Il Premier Conte non si è mosso da Genova, è rimasto praticamente da martedì nel capoluogo Ligure per coordinare le varie situazioni insieme alla Protezione Civile ed ai Vigili del Fuoco. Al momento ricordiamo che sono 45 alloggi, sono stati destinati per gli sfollati, per gli altri 300 ci saranno nuove case entro 2 mesi ed il governatore Ligure Tuti ha detto che in quelle case non ci potranno più tornare perché sono sotto un ponte e quindi potrebbero essere oggetto di rischio di crollo. Bene, noi per il momento chiudiamo qui questa edizione del mattino di Speciale News Web 24. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso della giornata. Prossimo appuntamento, in ogni caso, con il nostro telegiornale stasera alle 19. A più tardi.